ritornare su quanto è successo a Viareggio, ma adesso andiamo su tre ritorni perché c'è da giocare Avellino Catanzaro. Attenzione, opportunità per i calabresi. La cavalcata sulla sinistra di Carna, che viene contrastato e tenuto bene, perché riesce ad attaccare sul fondo il pallone in mezzo, interessante, palleggio, appoggio, conclusione! Sacco al traversone, pallone lasciato, scivolare, fa un miracolo Erce, tutto perfetto, Rusciano a porta sicura, Erce miracoloso al tono. Sprinta Carna, mette ancora un pallone dentro, insidioso, faccio il rigore, rigore per il Catanzaro guadagnato da Camerino. Fischia Ciccone, Pizzella la prende e la tiene, Pizzella la prende e la tiene, ed era tutt'altro che facile questa parata, perché era angolato, perché era basso, perché era anche abbastanza forte. Gran parata di Pizzella. C'è Rusciano che controlla a destra, posizione regolare assolutamente, Pucci, palla che sta dentro, attenzione, traversone, porta spalancata, tentativo di Tabì, Mutanda, scarica lì dietro, arriva la conclusione, alta, Avellino, divora ancora, l'opportunità dell'1-1, Rusciano, 2 per Rusciano, 1 per Campanile, Caporara va sul secondo palo, palla arriva, e sta in mezzo, filtra sul secondo! Sapora la cerca la porta! E trova la traversa! Col tocco del portiere, credo! Gioca corto l'Avellino, Saponara va ancora verso la porta questa volta! Anche a Saponara, 3 contro 4, Saponara sterza, Saponara cerca un altro dribbling, non riesce a calciare né a passare, poi lo scarico dall'altra parte, dove c'è Sacco che ha il problema di girarsi, lo risolve andando sul fondo, tiro cross sul primo palo, la respinta di Erce, ancora l'indemoniato Francesco Sacco, torna sul mancino di Fucci, basso pallone che rimane lì, Rusciano arretrato per il mancino murato sulla corsa di Saponara, poi Arzillo che calcia la direzione nuova di Saponara. Arriva Rusciano che ruba palla, attenzione perché c'è Saponara, pallone un pizzico lungo, Saponara riesce a sterzare, perde il basso Saponara, vuole il destro, vuole calcio! E buttiamola dentro! Al 42 ancora Saponara. Per Carna. Eccolo ancora, il recupero del pallone, da parte di Sacco, corsa di destra, testa alta, dentro per il tocco e attraverso la palla che resta lì, arriva alza la testa, cerca Viotti, triangolo bene Catanzaro, opportunità per chiudere il triangolo che non ci riesce, poi calcio di prima intenzione Violante, alto, non benissimo, c'è Saponara che si contra e calcia più per evitare la ripartenza. Saponara velo intelligente verso Sacco che prova a rimanere il pallone, entra Sacco, la palla sul destro, calcia sul primo palo e non passa, c'è per il pallone sulla vista da Carna, è vicino Viotti. Ora per Caporaso che pensa al tiro invece la tutta a destra da Violante, opportunità per Catanzaro, Violante, traversone, Fusco, zona tiro per Fusco, limite dell'area, Fusco se la sposta al traffico,
occhio al pallone per Raffaele, che vuole calciare. La sposta sul mancino, corre traversone sul primo palo. Battuta interessante di Pomisano, palla che resta lì, c'è stato quel mancino svirgolato sul secondo palo, spera di messa dentro, palla uscita. C'è Campanile che si accende, va col mancino. Tre tempi, eh. Buono, cioè, buono. Attenzione a questo break di sacco. Ecco la sacco, no, che si accentra. No, perché sul destro? Perché si è andato sul destro? Lavora l'Avellino. Era spostato sulla destra. È la palla! È un buon cross! No! Si accentra Muratore. Va dentro la Viotti, sponda di testa, facile, pizzella, rimette subito un pallone in vita. Praticamente. La punta di Formisano, Erce con la punta delle dita. Poi c'è Fusco, Piotrano, impenna il pallone in aria, arriva Erce con i pugni, non benissimo, la lontana.